Capitolo 43esimo. Di ritorno dal mare, Carolina e Margherita si fermarono davanti a casa di Isabella. Sotto al portico non c'era nessuno. «Isabella!» chiamarono. Non ricevendo risposta, girarono intorno alla casa e la videro nel cortile sul retro, che, attaccato un carrello da barca al fuoristrada, lo stava sistemando sotto la tettoia. «Isabella!» disse a gran voce Maggie. Lei, nonostante il rumore del motore, si accorse subito di loro e si sbracciò per salutarle. «Arrivo, aspettatemi sotto il portico». «Possiamo aiutarti?» chiese Carolina avvicinandosi. «No, cara, ti ringrazio, faccio in un attimo». Maggie, intanto, si guardava attorno. Quel cortile era pieno di attrezzature per le attività più disparate. Il carrello da barca, gli attrezzi per curare l'orto, un'accetta con un ceppo, un'incudine, una morsa, e sulla parete in fondo, sotto la tettoia, una bicicletta. La ragazza indugiò a osservare il cortile. Intanto l'amica cercava di catturare la sua attenzione. «Andiamo, viene poi di là», disse e la precedette verso il portico. Maggie la seguì, un po' controvoglia. Andarono a sedersi sul dondolo. Dopo un paio di minuti arrivò Isabella. «Vi posso fare il caffè o preferite qualcosa da bere?» Le ragazze erano passate solo per salutarla, non volevano darle altro lavoro. «Grazie, ma siamo a posto», disse Maggie. Come se non avesse sentito, la signora continuò. «Vado a preparare qualcosa», ed entrò in casa. Poco dopo arrivò con un vassoio su cui c'erano i caffè, dei bicchieri di aranciata e un piatto di biscotti. «Servitevi», le incitò, posando il vassoio sul tavolino. «Ma veramente?» protestò debolmente Maggie. «Dai, non fatele timide», insistette Isabella. Bevvero il caffè. «Grazie, grazie mille», ringraziarono. «Sta facendo spazio?» domandò Margherita, alludendo a quanto visto poco prima. «Non ce n'è mai abbastanza. Ogni volta che sposto qualcosa, finisce per ingombrare da un'altra parte e non mi decido mai a buttare via niente», spiegò, e vedendo le tazzine vuote, «prendete dei biscotti, avanti». Carolina ne prese uno, l'amica invece rifiutò educatamente. «Allora, raccontatemi qualcosa. Ci sono novità?» Le ragazze risposero con un silenzio imbarazzato. «Ditemi, avete trovato chi ha ucciso quel signore che Max ha trovato sulla spiaggia?» rispose Maggie cercando di essere convincente. «Forse sì, non abbiamo ancora abbastanza prove, ma ci stiamo lavorando». La signora sembrò soddisfatta della risposta. Teneva le mani giunte in grembo ed annuiva. Il telefono di Maggie cominciò a squillare. Era Marco. «Dove sei?» «Ciao Marco, sono con Carolina, alla spiaggia della scogliera. Hai bisogno di me?» rispose lei. «Qui sono tutti agitati perché non risponde alle mail. Se non riesci a lavorare così, dobbiamo trovare una soluzione». Maggie non riusciva a capire in cosa avesse sbagliato. Si stava prendendo cura dell'amica, lo stesso. Marco l'aveva incoraggiata a lavorare da casa. Si era assentata un'oretta, ma l'avrebbe recuperata più tardi. «Dai, tra un quarto d'ora sono di nuovo davanti al computer. Puoi dire a tutti di stare tranquilli», disse con tono acido. Era indispettita. «Benissimo», rispose lui, freddo. «Mi dispiace, Isabella, ma noi dobbiamo andare», disse rivolgendosi alla signora. Carolina non capiva. Decise però di non contraddire l'amica. Isabella, dal canto suo, le chiese «Cosa succede? Va tutto bene?» Margherita sentiva un groppo salirle in gola. Temeva di scoppiare. «Lavoro», disse come per minimizzare. Carolina si alzò. «Grazie dell'ospitalità», disse portandosi le mani al petto. «Tornate presto a trovarmi», si raccomandò Isabella. Le due ragazze salutarono e si incamminarono verso la strada che si inerpicava fino a casa di Max. Passando accanto alla cassetta della posta di Isabella, Carolina lesse i cognomi scritti in bianco su sfondo rosso, sbiaditi dal sole. Diaz Berardina. Quest'ultimo le ricordava qualcosa, pur non sapendo cosa. Indicò la cassetta della posta a Maggie, che la guardò distrattamente senza dare importanza alla cosa e tirò dritto. Arrivate in cima alla scogliera, affaticate, provarono a entrare in casa, ma le porte erano entrambe chiuse. L'auto di Max non c'era. Era andato via pensando che avessero le chiavi. Margherita tirò fuori il cellulare e compose il numero. «Ciao, guarda che ci hai lasciato fuori!» «Scusa, mi dispiace moltissimo. Ora però sono al Belvedere. Sto cercando qualche traccia di Aramo. Ti ricordi quelle foto?» Maggie capì subito di cosa stesse parlando, ma ugualmente era infastidita dalla situazione.
La pressione della telefonata con Marco la opprimeva. Voleva rimettersi a lavorare per scrollarsela di dosso. «Ok, ma noi come facciamo?» Lui non voleva tornare indietro immediatamente. Anzi, desiderava studiare con calma il Belvedere per trovare qualcosa di interessante. «Mi dispiace. Tornate alla spiaggia. Magari passate da Isabella. Verrò a prendervi lì in macchina». Margherita sentiva crescere la rabbia, ma era inutile insistere. «Ok, chiama quando stai tornando», e chiuse la telefonata. «È andato al Belvedere e non sa quando torna», disse stizzita. Carolina era stanca e l'atteggiamento dell'amica la metteva a disagio. Avrebbe voluto farsi consolare da lei, ma era troppo nervosa per chiederglielo. Si chiuse in se stessa, senza rispondere, sperando che sarebbe finito tutto presto. Maggie intanto non voleva darsi per vinta, così cominciò a girare intorno alla casa alla ricerca di una via di accesso. Controllò tutte le finestre scrupolosamente, senza risultato. «Torniamo giù. Vediamo se Isabella può prestarci una bici per andarci a prendere le chiavi», propose Maggie, e senza aspettare risposta partì a passo spedito verso la strada. Carolina non aveva ascoltato cosa avesse detto. Vedendola muovere, le andò dietro. L'amica dava per scontato che lei fosse accondiscendente e non aspettò una risposta. Arrivati davanti al cortile di Isabella, videro che lei non c'era, ma aveva rimesso tutto in perfetto ordine. «Isabella, siamo di nuovo noi. È permesso?» chiese Margherita. La voce della donna arrivò dall'interno della casa. «Sono qui, vi apro dal portico!» E poco dopo uscì da quella porta. «Ditemi, ragazze, è successo qualcosa?» intervenne Maggie. «Siamo arrivate su e Max non c'era. L'ho chiamato e sembrava non potesse tornare subito. Potrebbe prestarci una bici per andare a prendere le chiavi di casa?» Isabella sembrava interdetta. «Ho capito bene? Max vi ha chiuso fuori di casa?» «Eh già», rispose annuendo la ragazza. «Certo, è un bel pasticcio», commentò Isabella. Maggie ripeté la domanda. «Puoi prestarci una bicicletta? Così possiamo andare da lui a riprenderci le chiavi». La signora iniziò ad agitare le braccia come per allontanare quella richiesta. «Mi dispiace, ma non ho biciclette da prestarvi». Margherita la guardò perplessa. Ricordava benissimo di averne vista una nel cortile. Restò qualche istante indecisa se dirlo oppure no. Infine si fece coraggio. «Prima mi è sembrato di vederne una, mentre sistemava il cortile sul retro». «No, cioè sì, ma era di mio marito. Da quando è morto non è più stata usata. Sicuramente le gomme sono da cambiare, mi dispiace», spiegò lei. Il tono si era fatto aspro, molto lontano dal suo. La ragazza si dispiacque per essere stata insistente. «Chiedo scusa, non importa. Aspetteremo che torni Max». Isabella si offrì di accompagnare le due amiche. «Vi posso portare io da lui in macchina. Cosa ne dite?» «Grazie, Isabella, è gentile da parte sua». Salirono sull'auto. Carolina prese posto dietro, mentre l'amica si sedette davanti. La strada sconnessa faceva sobbalzare il piccolo fuoristrada. Nel bagagliaio si sentiva qualcosa rotolare. C'erano rumori metallici e altri fruscii. «La strada è piuttosto malmessa. Nessuno si preoccupa di metterla a posto», sottolineò Isabella. «Ha un bel concerto nel baule», scherzò Margherita. «Già, dovrei sistemare anche quello, ma mi dimentico sempre», rispose lei. Arrivati al Belvedere, trovarono Max seduto su una panchina che si guardava attorno. Era vicino al punto dove Aramo era stato immortalato dal cellulare di Emanuele Vitali. Per terra c'erano impronte di ogni genere, mozziconi di sigaretta, tappi a corona delle bottiglie di birra e altri piccoli rifiuti. Max era già stato lì, dopo Aramo. Forse era passato troppo tempo per trovare qualche indizio. Stava provando a ricostruire gli spostamenti della vittima con gli elementi a sua disposizione quando vide il fuoristrada di Isabella fermarsi sul ciglio della strada non lontano dal Belvedere. Guardò le tre donne scendere e andare verso di lui. «Ciao!» le salutò. Maggie prese subito la parola. «Ciao, Max, siamo venute a prendere le chiavi. Isabella si è offerta di accompagnarci». Lui mise una mano in tasca ed estrasse un mazzo di chiavi che tintinnarono tra le sue dita. Carolina si pietrificò. Quel rumore le aveva fatto tornare in mente il pesante mazzo di chiavi che Fausto portava sempre con sé. Isabella si accorse subito che qualcosa non andava. «Carolina, ti senti bene?» le chiese. Lei si sedette sulla panchina.
Il ritmo del respiro era accelerato e sentiva le spalle pesanti, come se qualcuno le stesse spingendo verso il basso. Ma io farfugliò. Tutti e tre le si fecero attorno. Si strinsero intorno a lei. Le parlavano, ma lei non riusciva a capire cosa stessero dicendo. Aveva la sensazione che le mancasse l'aria, che quelle bocche respirassero tutto l'ossigeno che c'era. «Cara, cosa ti senti?» chiese Isabella. Annaspava con il fiato corto. Non voleva che le si avvicinassero. Aveva bisogno di spazio. Provò a sbracciarsi per far loro capire di allontanarsi. La vista le si era annebbiata. Metteva a fuoco un'immagine, ma subito sfumava in una vertigine. «Carolina, ti prego, rispondi», la implorò Margherita. Le parole congelate in fondo alla gola, lo sguardo fisso. «Mettiamola sdraiata», intervenne Max. La fecero stendere sulla panchina. Maggie le mise la giacca sotto la testa e le appoggiò una mano sulla guancia. Il calore che emanava e il contatto con la sua pelle le diedero un po' di conforto. Chiuse gli occhi ed inspirò profondamente. Sentì l'aria scendere nella gola. Con la sua mano cercò quella dell'amica e la strinse. Passò qualche secondo. Quando cominciò a sentirsi meglio, si accorse dei suoni che la circondavano. Il rumore del mare, i versi dei gabbiani. Fu come immergersi nuovamente nella realtà. Aprendo le palpebre, vide i tre chini su di lei, i loro visi a poche decine di centimetri dal suo, ma quella vicinanza non la metteva più a disagio. «Meglio?» chiese Isabella. Carolina annuì, e flebile la sua voce disse «Sì, un po'». La aiutarono a rimettersi seduta.